Andiamo ad andare, amore! Andiamo! Oggi partiamo, andiamo, voliamo sotto il sole di Riccione, dove andiamo? Andiamo a Riccione per qualche giorno. Abbiamo tante attività da fare, bellissime. Sì, andiamo. Non dico niente. Praticamente abbiamo preparato una valigia nostra in due. Sì, no, ma non ha senso portare tanta roba nei viaggi, perché poi ti metti sempre le solite due cose. Quindi siamo riusciti a fare una valigia per noi due. Anche perché Martino è quello che c'ha più roba. Martino è il più piccolo, ma c'ha il più roba di tutti. Va bene, ragazzi, banda alle ciance, si parte per questo viaggio. Seguite la nostra avventura e andiamo. C'è una sorpresa in questo viaggio per la prima volta. Quindi seguite dovete il video vederlo, perché è una cosa. Se sei uno space familiano, non puoi perderti questa e cosa. E se non è a fine di questo video, magari al prossimo. Quindi rimanete sintonizzati. Partiamo! Woo! Siamo a Rimini e non abbiamo più registrato niente perché ci sono stati un po' di problemi. Siamo arrivati all'hotel e non era come nelle foto che avevamo prenotato. Quindi sì, ci siamo sentiti un po' truffati, anche perché l'ho pagato e non aveva il bollitore per Martino. Era un tugurio, era veramente una situazione scomoda, non confortevole per noi. Sporco, sì. Sporco, mamma mia. E quindi abbiamo fatto preso al volo di sera un hotel. Adesso siamo qua dentro e stiamo aspettando che questo hotel ci porti in bollitore. Martino è stanchissimo, siamo in una situazione un po' così. E niente, è iniziata un po' così questa avventura della Space Family. Guarda, povero Martino, non voglio soffrire il nostro mamma. È iniziata un po' così questa avventura, ragazzi. Ma magari migliorerà. Ci vediamo domani. Domani io ho un evento alla Cofan Commit. Verrà anche Laura, i miei amori. Laura? Loro, i miei amori, Laura. Ha sentito Laura. E niente, sentizia. Ci vediamo domani. Buonanotte. Ci vediamo domani, buonanotte. The next day. Buongiorno. Buongiorno, mami. Come va? Bene. Hai dormito bene, signor Martino? Per il tuo pupazzo? Wow, che belle le tue scarpe. Vuoi fare più palleggi? Devi palleggiare con la cosa. Papà sta facendo l'evento all'Acqua Fan. E niente, io e Martino lo aspettiamo qua dietro. Non so quanto si sentirà, però spero di sì. Uno dei più grandi campioni italiani di sempre. Siamo qui. E siamo qui. Anche un po'. Anche un po'. In grande. Siamo qua, tornati in hotel. Su. Dove sei andata? Su. Capelli. Siamo qui tornati in hotel. Martino è dentro la sua. Ehi, ciao Martino! È dentro la sua culletta che ci è andato, che fa gli esercizi. Fai gli esercizi? Bravo, bravo! Comunque,
Abbiamo registrato poco di oggi perché abbiamo fatto l'evento all'Aquafan. C'era un sacco di casino, riusciamo a vloggare. Ma il vero viaggio inizia domani, perché domani andremo in un safari park e a Fiabilandia a fare un giro. E vedremo se in questo parco ci faranno fare un'attrazione insieme a Martino, perché è un parco proprio per i bambini piccoli. E forse riusciamo a fare una prima attrazione con Martino, quindi vediamo. Io intanto sto addormentando Martino perché è l'orario. Sto addormentando Martino e questa è la vista dalla camera del nostro hotel. Là c'è il mare, là c'è tutto il mare, la spiaggia, qui ci sono due signori e niente, ci vediamo domani che inizia la vera avventura. Ciao. Mamma, è ora di dormire. Eh sì, è ora di dormire. Buonanotte amici. Stiamo andando a cena e volevamo dire che oggi è stata la prima volta che siamo andati in un luogo, diciamo, pubblico con tante persone. Abbiamo fatto, diciamo, questo test e Martino si è comportato benissimo, egregiamente. È stato, gli hanno fatto tanti complimenti. Vero mamma? Ci ha fatto fare una bella figura. Ci hanno detto che siamo i genitori bravi, migliori. Bravi. Quindi siamo contenti che Martino, anche all'aperto con gente eccetera eccetera, si comporta bravissimo. Bene, bravo, è un santo sto bambino, è un ragazzi, santo. Veramente ha il bambino dormito più... tutto non il è per tempo. Dire, è il bambino più bravo del mondo veramente, cioè è troppo sì. Bravo, non... sì, è bravissimo, non ce ne capacitiamo. Tutti ci hanno fatti i complimenti, tutti. Forse siamo, tutta... forse siamo bravi anche noi, tutta forse siamo solo fortunati. Tutta l'acqua fan ci ha fatti i complimenti. Non lo so, comunque Martino, un grande applauso, tutti, grande applauso a Martino. E niente, andiamo a mangiare. Ciao. Anzitutto scusate per le quattro clip messe insieme che avete visto poco fa della giornata intera. Da domani inizia il vero vlog, quindi oggi se va a dormire, un'altra clip veloce ovviamente. E su da domani clip, diciamo esatto, la prossima clip, esatto. Giuro che dopo questa clip sì, inizia il vero viaggio, il vero vlog. Se non prendo io le redini di questa famiglia qua, io oggi non potevo io registrare, doveva fare qualcosa lei. Non nulla ha fatto. Io ho detto, hai registrato qualcosa? È la clip quella di Martino dove mi ha detto ti inquadrare sul palco. Voi mi avete visto? No, perché io ho visto quella clip. No, eri lì, ti ho inquadrato. Andare a dormire per dire una cosa importante a Vale che ancora non gli ho mai detto. Tolta la vita. Però. Tolta la vita. Tolta la vita. Tolta la vita. Ah, no. Mi sta lacrimando da morire, raga. Sto tornando. Sto... Devo mettere la crema. L'occhio marcio. Mi sono spaccata l'unghia al bullying. Con la faccia di Vale. Cosa rotta? Non hai detto sì. Non ho detto perché quanto volevo che godevi, ecco. Quanto cavolo ci godo? Ho detto si rompe sicuro l'unghia al bullying. Si è rotta. Sì, me l'hai tirata a te. Stavo facendo il meet and greet. E mi ha scritto... Amore mio, oddio mi lacrima troppo raga, guardate. Amore mio, Vale, certo ti amo un po' di scrive, invece d'amore mio. Tanto e basta, ma è un cane. Ma ha detto carino, scherzando. Poi dopo guardate. Ok, a parte il fatto che ho capito che da adesso non devo più strofinarmi, ma neanche minimamente gli occhi, perché non riesco più a aprirli raga. Cioè, non riesco. E muore. Devo dirti una cosa. Perché la prendi su sullo scherzo? No. O ironico? Ma dai, dimmi, sono tutto orecchi. Sono incinta. Dai, ma. Sei incinta. Ma smettila. Dai, smettila. Sei incinta. Smettila. Amore, sei incinta. Ma smettila. Amore, smettila. Niente. Vabbè. Non hai fatto nessun test, niente, non è vero, come è possibile poi che sei incinta? Ci vediamo domani. Questo volevi dirmi. Buonanotte. Questo volevi dirmi. Comunque a parte le cose, quando ti arriva il ciclo? Buonanotte. The next day. Buongiorno Martino. Buongiorno. Te la metto qua. Prendila. Prendila. Bravo. 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 Prendila. Buongiorno amici e benvenuti in questa giornata. Vai, vai a svegliarla, vai a svegliarla. Vai.
Vai Martino, vai. Aia, aia, scusa, non te la faccio più le pernacchie. Scusa, va bene, scusa, grazie. Andiamo a svegliare la mami, ci vediamo più tardi. Amore mio, amore mio, principessa, la mamma migliore del mondo, principessa, amore della mia vita, granduchessa di Norvegia, regina dei draghi. Mamo! Ed eccoci qua, siamo in macchina, pronti, siamo in direzione safari! Happy the bush! Amore, vuoi dire cosa hai comprato proprio adesso? Sotto tua indicazione, non è che mi sono svegliato. Il cappello di Bee! Che però, ragazzi, lei dice che lo posso mettere io, ma è chiaramente da bambini. Ma lo puoi mettere? Lo puoi mettere tranquillamente, amore. Sei bellissimo. Allora, è largo al massimo, guardate. Sei bellissimo. Guarda, ti sa da Dio. Oh, Pity Bush! Esatto. Andiamo. Comunque, andiamo in questa giornata di Opiti Bush! Andiamo! Bacio del viaggio. Non lo so se si è vista, dobbiamo vederci. Non lo so se si è rivista. Ora si è vista. Stiamo entrando dentro il safari con la space car. Esatto, proprio con la space car. Vicino agli animali. Esatto. E liberi, e ci sono. Lascerò Sara immersa lì. Dai. Con i leoni. Apro la sua porta quando ci sono. No. Andiamo. Stiamo entrando. Ecco il cancello sacro. Siamo entrati. Ciao. Oddio. Ciao, non c'ho la carota. Che chiamo? Non ho le carote, gli stanno correndo presso per le carote, io non ho le carote. E vabbè, amore. Ragazzi, notate differenza tra loro e lei? Io no. Dai, amore, non ho le carote. Dai un pezzo di braccio. Dai. Oh mio, chi è? Bing, guarda. È spuntato Bing. Chi è? È spuntato Bing. Ehi, mamma. Giochi con Bing? Sì, che gioca con. Guarda Bing. Fuori, mamma, ci sono gli animali. Sta scendendo. Oddio, criminale. Sì. Vediamo che animali incontreremo lungo il nostro cammino. Ciao. Come si chiama lei? Lei è Elmar. Oddio, ciao, mi sono girato e c'è miope. Miope, sì, perché c'è l'altro. Ciao miope. Salutate miope. Ciao. Il nostro cammino è stato bloccato da queste zebre. È lui che non va avanti. La bambina c'ha la carota. E tu no. Dove l'ha presa? Ragazze. Ciao ragazze, ma voi siete a strisce bianche o a strisce nere? Ragazze. Ciao ragazze. Ciao ragazze. Che bel sedere. Uno. Ehi amico, devi levarti. Uno strunzo si è messo davanti a noi. Scusi. Abbasso? Strunzo. No, non abbassare amore. Questi qua no. Ehi amico! Amico! Il nostro amico. Se n'è andato via così. Se n'è andato via così. Pavoneggiando! Anche se non era un pavone. Guarda, lì è davanti alla macchina, è fermo. Guarda quello che infame, si è messo davanti alla macchina. Si è immobilizzato, guarda. Si è immobilizzato. Chi è mamma? Chi è? Vuole mangiarsi Martino, mi sa. Martina ti vuole mangiare. Guarda come fa avanti e indietro, vuole cacciare. Mangiare Martino perché ha tutta la ciccia. E perché ha Simba sulla pancia, Martino. E la tigre. Hai Simba sulla pancia, abbiamo visto prima il leone. Compriamo un Bambi. No. Piccolo, per favore. No.
Ma abbiamo il giardino enorme. Martino, chi sta arrivando? Mamma! Chi sta arrivando? Ciao, salutalo! Animale, ciao, amore mio! Ciao! Addio. Si è fermato! Oddio, ne arriva un altro, con questo c'ha le gobbe tutte storpie. Poverino, è tutto storto, guarda. Con le... Bello, continuiamo il nostro viaggio. Dog, hot dog. Mamo ha quasi mangiato tutto. E Coca-Cola. Buon appetito, amore. Allora, ci hanno dato i popcorn. Ma guarda. Portate da mangiare a loro. Ciao, amore. Prego. Ma cioè, mangiano i popcorn. Oddio, ciao, patata. Questa è nuova. No. Questa è nuova, eh. Guarda, guarda. Oddio. Sì, te la strappa, eh. Me la strappo, ma tu sei proprio... Ciao. Ciao! Vabbè, mantieni il popcorn. Ma guardala, guardala! Ciao, amore! Ciao! Sei lui, Lida, guarda che ne hai tanti, eh! Sì, ma lui mi sta proprio simpatico! Ci sono ciao, pure io, amore. Cioè, potresti darmi qualcuno che a me... Tieni, un popcorn! No! Edward! Edward corna di forbice! Edward corna di forbice! Che se mangi i popcorn! Pazzesco! Niente, ho scoperto che lei è... Ciao, amore! Gravida, è incinta! Lei mangia direttamente perché è incinta, ha fame, eh? Certo! Ha fame lei! Dentro lei ha i piccolini! Solo che non vorrei toccargli la pancia, magari è gelosa dei suoi piccoli! E ti incorna! Quindi portiamo rispetto agli animali! Porca miseria! È così, è incinta, eh! Si è preso male! Donna incinta so così! Lo so, ne so qualcosa! Uno, ne ho presi due insieme. Due, ne ho presi due insieme. Quelli che si mangia i popcorn. Guarda. Oggi tutti mangiano i popcorn. Giornata eccola, di popcorn. Eccolo, mi sa se qui mi sta cercando. Ma smetti, non è la capra di prima, allora, basta. Ciao, uno struzzino piccolino. Andiamo, ma voi lo sapete che avete un figlio straordinario. Sì, no, sì, io lo ve sappiamo. Lo dico perché dovete rendervene conto. Lo sappiamo. Ogni persona okay, che conosce sì, bene. Sì, io tutti. Ve lo dico perché cioè, io ci hanno detto pure ieri la andate su a farla. Dove? Su dove? Mamma, guarda. Ma chi ci fai qua? Amore, ma non stava in camera nostra? Andiamo a casa con il cammello snello. Il cammello snello vieni con noi. Guardate che bello che è. Ciao. Adesso andiamo a Fiabilandia. Comunque io sto adorando questo parco. Bello. Saluto a lei. Lei super. Grande capo, numero uno. Grande capo, numero uno. Nuovo amico per la tua cameretta. Nuovo amico, ciao. Cammello snello. Ciao. Che cos'è? Aspettate un po' questa. E cos'è? Ma tu te lo vuoi mangiare? In bocca! No, in bocca! Devi fare la cara! Wow, non mangiarlo! Wow. Cara!